Ora, questo collegamento è estremamente importante. Perché? Perché molti sono convinti che in Valtellina non ci si possa più andare. Beh, effettivamente era così fino a qualche settimana fa. Ma finalmente le autorità si sono date da fare e pare che sono riusciti ad aprire una strada. Quindi buone notizie per gli sciatori, perché la Valtellina pare sia nuovamente raggiungibile e quindi non sono isolati come fino a poco tempo fa. Comunque i particolari adesso ce li darà naturalmente Alessandro Ippolito. Qui Telemike, a te Alessandro. Buonasera, ciao Mike. Noi stiamo seguendo questa straordinaria puntata di Telemike da una sala all'altra di questo palazzo Best, e quindi tra Unione Sovietica, Stati Uniti e giochi, tra porte, affreschi e decorazioni di queste sale, quindi assolutamente straordinario. Questo è il salone d'onore di questo palazzo Best di Teglia, un palazzo del Cinquecento. Bene, io ora da questo salone d'onore mi trasferisco nella cucina, dove faremo le nostre interviste, e ti presento immediatamente il primo filmato, il solo filmato sulla Valtellina e su questo paese. Quindi eccoti questo paese e questa valle di giorno. Ecco Teglio. A 900 metri d'altezza, il ritmo della vita può restare immutato per secoli. Questa antica capitale ricca di storia ha dato il nome a una delle più belle valli del mondo. Ma oggi per il paese del pane e dei pizzoccheri è un giorno particolare. Sulle cime della Valtellina è caduta la prima neve, la neve amica che restituisce a questa valle il suo sorriso. Da Prato Valentino ad Aprica, da Bormio a Santa Caterina, a Livigno, da Caspoggio a Chiesa Valmalenco, tutte le stazioni sciistiche stanno riaprendo. Venite in Valtellina, neve e farina buona vi stanno aspettando. Sciatori, avete visto quanta bella neve, piste perfettamente battute, quindi la Valtellina ci sta aspettando, quasi quasi questo weekend prendo gli sci e vado su per le feste di Sant'Ambrogio. Siamo molto lieti di vedere che tutto stia ritornando di nuovo come prima, ma certo bisogna anche che la strada sia perfettamente agibile, e allora noi ci rivolgiamo adesso ad Alessandro, che naturalmente ci potrà dare qualche ragguaglio, perché immagino ci sarà con te anche qualche autorità in grado di dirci come stanno le cose.
Certo Mike, io ti presento immediatamente il sindaco di Teglio, che è il senatore Giampaolo Bissi, il quale vediamo immediatamente se condivide il nostro ottimismo. Si può condividere in modo certo l'ottimismo che Mike ha espresso come augurio per la Valtellina, ma che è anche la realtà della Valtellina. Fra pochissimi giorni già un collegamento viario normale per l'Alta Valle, quindi l'intera Valtellina sarà collegata con l'area urbana di Milano e quindi con l'Italia. Noi siamo molto orgogliosi di essere riusciti in così poco tempo a far fronte a questa grave mazzata che la Valtellina aveva presa, e questa grazie alla gente valtellinese, grazie alle autorità regionali che ci hanno prontamente aiutato, grazie allo Stato e grazie al Ministro Gasperi che qui ha fatto molto perché noi si potesse non solo vincere la lotta contro le frane, ma anche la lotta contro il tempo per una stagione turistica per noi importantissima per la nostra economia. Ecco, poi Mike, c'è, come tu sai, una iniziativa. Io ti presento il signor Mario Cotelli, che è uno dei consiglieri, grazie signor sindaco, è uno dei consiglieri dell'azienda di promozione turistica della Valtellina. No, Alessandro, non hai bisogno di presentarmi Cotelli, lo conosco da tanti anni. Ma noi abbiamo fatto un'iniziativa per spingere la gente a venire in Valtellina. Grazie a queste immagini che ha irradiato il Canale 5, penso che la gente si sia convinta che in Valtellina può venire senza nessun problema. Comunque, la nostra promozione si basa su questa carta, la Valtellina Car, che tutti potranno trovare in tutti i settimanali in questi giorni. Ricordatevi una cosa, questa carta significa Valtellina per vincere, vincere l'avversità, vincere la sfortuna e tornare nel mondo e occupare quel posto che ci compete. E inoltre, Mike, ti aspetto se vuoi questo Sant'Ambrosio in Valtellina Sciara. Ecco, senti Alessandro, scusami, forse non mi avevi sentito, stavo dicendo che io conosco molto bene Cotelli, e voi tutti amici sportivi, amici sciatori, sapete che Cotelli è il grande protagonista del periodo della Valanga Azzurra, e approfitto del fatto che c'è in questo momento Cotelli lì per chiedergli che cosa ne pensa della nostra squadra che sta andando fortissimo. Abbiamo fatto due sole gare di Coppa del Mondo e con questo fenomeno tomba abbiamo conquistato due primi posti, per non parlare poi dei piazzamenti degli altri ragazzi. Cotelli, ci sono buone speranze per quest'anno? Ma secondo me tomba, oltre alla classe e al fisico, anche la testa per vincere. Gli altri mi sembrano un po' indietro in preparazione. Comunque è un uomo che può andare sul podio, anche quello più alto per le Olimpiadi. Bene, noi ci auguriamo che le parole di Cotelli si concretizzino. E mi ricordo che io avevo avuto una discussione con Cotelli una volta, perché conoscevo alcuni giovani sciatori della nostra squadra, dicevano che erano bravissimi, e devo riconoscere che Cotelli aveva ragione, perché diceva, sì, hanno le gambe buone, ma se non c'è la testa non combineranno niente, e purtroppo questo è accaduto. E Mike, prima di presentarti il nostro oggetto misterioso, posso farti io un quiz? Va bene. Posso chiederti che cosa sono queste cose che sono accanto a questa signorina? Beh, aspetta che guardo meglio, vedo delle cose scure, cosa sembrano? Sono delle botti. Ecco, che cos'è questo esattamente? Sono delle botti? No Mike, hai sbagliato. Che cosa questo sono? È un lavandino del 500, io lo trovo straordinario, bellissimo. Così ci un lavandino? Ci si lavava le mani. Ma veramente sembrano delle botti, un lavandino. Ho capito. Sì, quello è proprio un lavandino. Hai capito? Beh, però l'oggetto misterioso che adesso i nostri concorrenti dovranno indovinare, non dico che è più semplice, però certamente è meno curioso di questo. Io te lo presento, la signora che gareggerà, insomma che è in gara, che rappresenta la Valtellina in questo momento, si chiama Emma ed è pronta per l'intervista, Mike. Bene, allora signora Emma, me la volete inquadrare per favore? Buonasera signora Emma. Buonasera signor Mike, Teglio vi saluta. Grazie, allora signora, una quindicina di domande, lei dia i particolari senza esagerare troppo, va bene? Va bene. Allora, la prima domanda che faremo è la seguente: questo oggetto misterioso è un oggetto di questo secolo o si usava anche prima? Veniva utilizzato anche in tempi molto antichi. È un oggetto che si tiene in una parte precisa della casa? No, quando non serve si tiene generalmente in cantina o in solaio. Ed è un oggetto che si porta in tram o in autobus? No, è difficile trovare questo oggetto dove ci sono tram o autobus. È un oggetto fragile? No, anzi, direi che è molto robusto. E quanto può costare questo oggetto? Dipende dal tipo e dalle dimensioni, diciamo dalle 50.000 in su. È un oggetto pericoloso? No, però va usato con prudenza. E abbiamo una prenotazione, il signor Testi? Gli sci.
Gli sci no, purtroppo non sono gli sci. Abbiamo fatto il primo errore. Ricordatevi che avete diritto a due prenotazioni. Allora, volevo sapere, signora, si può usare anche in casa? No, in casa è impossibile, manca l'essenziale. È un oggetto che serve sul lavoro? Al contrario, si usa quando non si lavora. È un oggetto che adoperano tutti, adulti e bambini? Lo usano anche gli adulti, ma soprattutto i bambini. È un oggetto... Un'altra prenotazione, questa volta Testi di nuovo? È la slitta. È la slitta, la risposta esatta! Bravo Testi! Complimenti! Bravo, bravo Testi! Ok, c'era andato vicino perché si parlava appunto di cose che hanno a che fare, avrete capito, con la neve, esatto. Quindi ci vuole un qualche cosa. Allora Testi guadagna 15 milioni, 10 milioni, va a 16 milioni e supera di un solo milione la signora Campioli, mentre Malaspina è a 30 milioni. Malaspina, il nostro campione in carica, sembra felicissimo quando gli altri vincono. Oh, ma lei deve difendere il suo titolo. Prima stava insegnando a loro cosa dovevano fare per premere il pulsante. Sta facendo da padre. Sta facendo, potrebbe sì, essere anche è vostro un padre. Uomo squisito. Lo so, veramente eccezionale, un grosso personaggio di Mole, ma ha una storia incredibile, veramente. Abbiamo imparato tutti a volergli molto bene. Allora, ringraziamo Alessandro, come hai visto hanno indovinato, quindi siamo tutti molto contenti. Allora Alessandro? Sì Mike, volevo farti vedere la nostra slitta. Guarda, lì c'è diciamo il simbolo così, che un bambino che poi tra l'altro è Stefano, il figlio della signora, che è un invito in Valtellina. E poi Mike, volevo dirti un'ultima cosa che mi sembra molto molto bella. La Valtellina ha ricevuto tanto dagli italiani e io so che a Prato Valentino si stanno organizzando per fare una gara di sci i cui introiti verranno dati al Comitato Maria Letizia Verga, questo per restituire la generosità che in Valtellina hanno ricevuto. Vi ringraziamo amici della Valtellina, anche voi che avete bisogno di tanto aiuto invece volete pensare ad altre persone altrettanto bisognose, quindi aggiungeremo molto volentieri quello che ci manderete alla lotta contro la leucemia. Allora senti Alessandro, noi dobbiamo andare oltre perché dobbiamo andare avanti questa sera a una trasmissione fiume, ma abbiamo avuto questo collegamento storico di mezz'ora con l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ti ringraziamo e la prossima settimana logicamente non diciamo dove andrai perché deve essere una sorpresa, va bene? Va bene.